non faccio previsioni, ovviamente io sono abituata a parlare con i numeri, se vogliamo fermarci alle statistiche, ai numeri, ovviamente c'è chi porta a seguito 10 liste, quindi statisticamente ha una probabilità sicuramente più alta della nostra di vincere, però io credo che non sia questo quello che farà la discriminante, quindi siamo fiduciosi anche con la nostra piccola lista. Dovrebbero preferire me, ma più che altro il Movimento 5 Stelle, perché è l'unica vera novità di questa tornata elettorale. Se vogliamo, insomma, tutti gli altri candidati sono riconducibili a delle forze politiche partitiche, anche se se ne sono tirati fuori poco prima del voto. Quindi ritengo che chi fa una valutazione di novità non possa che guardare a noi, al Movimento 5 Stelle. Guardare questa città significa purtroppo constatarne il degrado. Ovviamente io non ho mai amministrato una città, quindi posso immaginare che ci possano essere ostacoli di ordine burocratico o comunque lungaggini che non consentano di portare a termine quelli che sono tutti i punti del programma. Sta di fatto che però quello che bisognerà fare, quello che noi abbiamo intenzione di fare se dovessimo avere la fiducia dei cittadini come amministratori di questa città, sarà quello di monitorare continuamente quelli che sono i nostri obiettivi con quello che mano a mano stiamo realizzando, ma non giudicando questo da soli, ma con un continuo confronto con la cittadinanza, con le associazioni, con tutti quelli che vogliono lavorare con noi. Io ho notato in questi incontri anche con gli altri candidati che c'è un'ampia convergenza su alcuni punti fondamentali. Ovviamente ognuno poi potrà avere la sua ricetta per risolverli, però io mi aspetto da chi non diventa era sindaco un impegno continuo e costante su quello che sta facendo adesso in campagna elettorale, perché noi ci siamo stati sempre, anche prima della campagna elettorale, in mezzo alle persone, tra la gente, e ci continueremo a essere anche dopo, indipendentemente se siamo in consiglio comunale, se siamo amministratori o anche se non dovessimo avere neanche un consigliere. Noi le battaglie le abbiamo sempre fatte anche dall'esterno. Allora, le priorità assolute sono essenzialmente due. Da dove si può partire? La problematica è il degrado e la crisi economica. L'unico punto cardine da cui partire per uno sviluppo economico di questa città è la valorizzazione dei beni culturali e artistici di cui siamo ricchi. Quindi noi ne abbiamo fatto un punto centrale. Valorizzazione dei beni culturali significa mettere non solo l'anfiteatro campano, ma anche tutti gli altri beni che abbiamo, a partire dal Mitreo, a partire da alcuni beni che non sono fruibili perché sono all'interno di palazzi, eccetera, per rientrare in un circuito. L'altra priorità sono le periferie, quindi non cittadini di serie B, non cittadini di cui si ricorda solo in campagna elettorale, ma noi ci siamo sempre stati anche nelle periferie con le nostre battaglie. I giovani sono la forza portante, quella che ci deve far guardare al futuro. Parto sempre dalla cultura, perché per me è fondamentale. Noi abbiamo sedi universitarie nella nostra città, quindi potremmo assolutamente raccordarci con l'università e con la sovrintendenza per attuare proprio una sinergia tra il comune e queste associazioni e questi enti. In più abbiamo tante associazioni giovanili di volontariato, quindi un altro punto cardine è la valorizzazione del terzo settore, che è in corso anche di ridisegno. C'è una legge che è in discussione in Parlamento, è stata approvata alla Camera proprio qualche giorno fa, l'altro ieri, che rivisiterà un po' tutto quello che è l'associazionismo, per cui partiremo da un censimento di tutte le associazioni dove coinvolgeremo i giovani. Si parla anche di imprenditoria sociale, quindi ci saranno anche delle forme giuridiche diverse in cui i giovani si potranno organizzare. E un'altra cosa importante sarà seguire le start-up. Noi come Movimento 5 Stelle, come a livello nazionale, abbiamo l'accesso al microcredito. Proprio l'altro giorno i nostri parlamentari hanno avuto un incontro con tutti gli imprenditori, sono circa 1800, che sono riusciti a partire con nuove piccole imprese grazie ai tagli degli stipendi, su circa 17 milioni di euro che loro hanno restituito.
istituito. A partire da lì daremo l'opportunità ai giovani e quindi dare intensa informazione su come accedere a questo. Diciamo sul tema sono anche abbastanza ferrata perché rientra un po' nel lavoro che faccio. Informazione e possibilità di accedere al credito anche se non si hanno garanzie da offrire. Questo è importantissimo e far partire l'imprenditoria giovanile. Allora, questo è un problema che era già presente nel programma dell'ex sindaco, anzi era uno degli impegni che l'ex sindaco si era preso. Torno al discorso che ho fatto prima, ovviamente non conoscendo diciamo, le carte, diciamo, i documenti che hanno eventualmente impedito, la burocrazia che hanno impedito di fare questo, ci sarà il massimo impegno per trovare una struttura. Mi farebbe piacere, questo è proprio un sogno che ho, di poter arrivare ad utilizzare con una ristrutturazione fatta insomma accedendo sempre ai fondi europei o regionali, il Palazzo Teti, che secondo me dovrebbe diventare proprio polo della legalità e della cultura. Abbiamo 12.000 volumi che hanno un valore storico inestimabile, quindi la vedrei proprio collocata in quel contesto, la biblioteca comunale. Assolutamente sì. Molte di queste opere, l'Area Stu è frutto di una scelta fatta dalle amministrazioni precedenti, la nostra, quindi dalle amministrazioni Iudice e Giudiciani, che crearono questa sorta di società che doveva diciamo, riguardare la trasformazione urbana, che in effetti guardando i progetti non era altro che un centro commerciale camuffato, tra l'altro fatto sorgere su beni che il comune aveva confiscato per utilità sociale, dove non vedo l'utilità sociale di un bene come di un centro commerciale. Quindi a partire da questo anche le altre situazioni tipo i campetti degli ACP andiamo sempre a cozzare contro un ostacolo, quello della legalità. Su ognuna di questi punti potrei citarvi situazioni sospese a livello di Consiglio di Stato o a livello di indagini che sono state fatte sulla legittimità di alcune opere. Quindi noi nel rispetto pieno della legalità cercheremo di sbloccare tutte queste situazioni riportandole a quelle che deve essere la loro finalità, cioè il sociale. Il sistema di videosorveglianza esisteva già ed è stato oggetto praticamente di vandalismo, furono spesi all'epoca 80.000 euro per installarlo, quindi assolutamente va ripreso, se è possibile ripristinarlo con poca spesa, altrimenti andare a reperire i fondi, perché la cosa da cui partire, l'illuminazione, che sarà un'illuminazione sicuramente a LED come noi abbiamo scritto nel nostro programma, e la videosorveglianza fatta poi con un sistema da remoto che possa consentire ai vigili di monitorare notte e giorno il territorio. E ritornando al discorso poi delle forze dell'ordine, dei vigili in particolare, la nostra proposta è liberare risorse se dovessero essere insufficienti, come loro ovviamente ci dicono, soprattutto istituendo una navetta bus per le scuole che consenta quindi di snellire il traffico per quanto riguarda le scuole, quindi durante quasi tutto l'anno, e consentire di liberare i vigili per andare poi su zone più diciamo difficili e comunque più rischiose e magari istituire fuori le scuole il nonno civico, un'altra figura che possa gestire tranquillamente la situazione. La terza età ha un ruolo fondamentale, soprattutto lo sta avendo in questi quasi 10 anni di crisi economica, cioè se non ci fossero gli anziani, quelli che hanno la fortuna di avere una pensione adeguata ad aiutare praticamente i loro figli a fare da babysitter, perché noi ci riempiamo la bocca di quote rosa e di pari opportunità, ma le donne soprattutto al sud, se non avessero le famiglie al fianco, e parlo della mia diretta esperienza, io ho avuto 2 figli e se non avessi avuto mia madre che mi ha dato una mano concreta ad accudirli quando io ero al lavoro, praticamente non avrei potuto continuare a lavorare, quindi la figura dei nonni è importantissima, la figura degli anziani. E noi ci siamo anche occupati per esempio della villa per gli anziani che non hanno, diciamo, non sono attivi per poter prestare un servizio, ma si vogliono semplicemente riunire e intrattenere, per la petizione per ripristinare i bagni pubblici, per avere un decoro nella villa comunale. Addirittura c'era stata una petizione di alcuni pensionati che volevano intitolare il viale dei pensionati perché è il loro punto di incontro. Quindi per me l'attenzione agli anziani deve essere altissima perché sono una grande risorsa.
Allora, faccio appello a tutti i cittadini di Santa Maria Capua Vetere perché a queste nuove elezioni amministrative c'è un'opportunità diversa, è quella del Movimento 5 Stelle. I cittadini di Santa Maria all'ultima tornata elettorale, quelle delle regionali, ci hanno dato un ampio consenso, ci hanno fatto diventare la prima forza politica di questa città. Mi rendo conto che le dinamiche possano essere diverse, però a maggior ragione si tratta di votare per chi dovrà curare la nostra casa comune, cioè la casa comunale, per i prossimi 5 anni. Quindi si tratta di dare un voto per voi stessi.